life. Perché è mezzo distrutto. Come sempre. Ma hanno cambiato ancora il dashboard di Twitch? Perché è tutto un casino qua. Oh, dov'è la del PC? Ma se metto un mouse sul sito di Twitch non appare più il mouse. Ok, era buggato. Adesso appare. Giustamente. E che io vorrei decidere a usare una delle due piattaforme, ma Twitch, per quanto so che è bella, mi fa paura per via delle regole. E su YouTube non puoi guadagnare. Ma io non guadagnerò mai da questo, tra virgolette, hobby, quindi. Chissà che mappa si riferiva Patrick. Dovrebbe stare andando tutto liscio in teoria, ma non ne sono così sicuro. Ah sì, è solo buggato la schermata. Che è? Let's blame some Pyramid Head. Comunque credo che oggi continuiamo con Metro, eh. Ci facciamo i DLC oggi. Oh, no, poi Silent Hill. Ci sta. Hello my baby, hello my honey, hello my David. Che ritardo comunque. Ma come è passato sulla mia merda? A gratis. Il numero spettatore. Santa. Mi hai stunnato, ma a quale prezzo? Voglio trovare il David di prima. Tanelin, tanelin, tanda, tanelin. Oh. Hello there. Hello there. Potrei anche farmi una live su Star Wars, eh. Non ci gioco da un po'. Perché hanno reso gratis e ci ho nerdato un pochino.
Easy peasy lemon pyramid head. Ah, ok. Posso vedere il tuo sangue, lo sai, vero che? I can see your blood. Vabbè, siamo a rank 16. E poi a me piace fare il culo, perciò mi diverto. Anche se mi diverto di più se mi scrivono dopo. Altruismo. Malevolenza. Lol. Boh, non so. I don't know why, but thank you. Quel de dar così. So, where is the last one? Si lascia andare. Ovvio. Giardino. Ottimo. Ma sono immaginato il suono di David, vero? Boh. Ho sentito... ecco. So sad, so easy. Non si divincola. Non posso permettere tanto. Easy peasy, lemon squeezy. Dovrei tirare fuori di nuovo la ruota dei killer, sapete? Com'è che si chiamava? Sulla cronologia. Quarantaseimila punti. Sto zitto. Ecco, Wheel of Names si chiamava.
No, aspetta un attimo che la creo. Però ci metto solo i killer che mi piacciono, quindi sappiate che non metto Spirito on Earth, eh. Ah no, si è salvato, grande. Perché si salva l'unica cosa che hai fatto, quindi Ghost nello scrittore, l'aldo di morte Oni. Devo aggiungere Pyramid Head. Lo dico come mi piace a me, Piramo Heddo. Piramo Heddo. Stile giappo minchiese anime. Dai, giriamo la ruota. Vediamo con chi giochiamo. Col dottore. E comunque c'è già, c'è pure spirito e nurse. Non gli tolgo però, boh. Si va di dottore allora. Wow, White Boss si è svegliato. Adesso, dopo tipo 10 minuti di live, ma fa niente. Allora, mettiamoci questo. I perk vanno bene, andiamo. Comunque le corone. Ah no, ero in live quando l'ho fatto. Cazzo dico, le corone ce le ho già tutte. Ero in live su YouTube, per chi non lo sapesse. Ho fatto una bella live lunga, dove abbiamo preso tutte le colonne con i killer e quasi tutte le colonne con i survival. Mi devo ancora svegliare. Inoltre, per chi non lo sapesse, adesso c'è un modo nuovo, quindi le live in teoria dureranno. Ma questa è tutta una teoria, non è la pratica. Boh, mentre aspettiamo che trovi la partita e ce ne metterà di tempo, ragazzi. Controllo una cosa. Ho sbagliato tasto. Cioè, io voglio farvi capire una cosa, ok? Ci sono solo in Italia 191 live di Fortnite. Di GTA 5 ce ne sono 7. Di Call of Duty ce ne sono 10. Di Apex ce ne sono 10. Di Rainbow ce ne sono 9. Di giochi belli come Fallout 4 ce n'è una. Di The Last of Us ce ne sono 3. Di Minecraft ce ne sono 2. Quanti ce ne sono di Fortnite? Dark Souls 1 ce n'è uno. Oggi sono di Fortnite 191. Mi fa schifo sta cosa. Ma mi fa veramente schifo, mi fa ribrezzo, mi fa tristezza, mi fa di tutto e di più. Io ho migliaia di giochi. Cioè, ti vorrei fare una lista di probabilmente un centinaio di giochi che sono meglio di Fortnite. E tu, ma è la tua opinione? Sì. Mi frega un cazzo, Fortnite fa schifo, madonna. Mi fa. Che poi a me da. Mi dà noia, mi dà fastidio, mi fa schifo e mi dà pure. Fastio che ci siano dei ragazzini che giocando a Fortnite fanno tipo 100 spettatori. Cioè io boh. Che magari quei 100 spettatori sono tutti ragazzini, per carità, quindi non ne vale nemmeno la pena, però. Però è una tristezza immane, veramente. Comunque, mentre aspettiamo che trovi la partita, io cazzeggio un attimino. Su, orco schifo, su Twitch. Sui menu vari di Twitch, che da un po' che non tocco. Poi devo ricordarmi di stare attento a quello che dico, tipo la parola con la N non si può dire, devo dire afroamericano, immagino. Poi ci sono cose di cui ho paura, tipo pensavo, ma se tipo io facessi le live delle serie principali su YouTube e poi su Twitch farei le live devote ai trofei, al completismo, e qui mi viene da dire, quindi la live, dopo il DLC, le prossime live di Metro Exodus le dovrei fare qui, ma c'è la scena con le tette, la voglio fare qui la scena con le tette, o preferisco tipo farla su YouTube, tipo togliere la live. Farmela off camera quei 2 minuti dove ci sono le tette e poi rifar partire la live, non lo so. Twitch è troppo vago, io so che tipo anche
Disrespect è stato bannato, però boh, non so perché, non lo sa nemmeno lui. Come funziona adesso sta cosa delle ricompense? Ospita un canale, esegui un raid verso un canale, crea clip, modifica informazioni, esegui un'interruzione pubblicitaria di 60 secondi. Sì, facciamo l'esecuzione pubblicitaria di 60 secondi. Facendo finta che serva qualcosa. Ecco, adesso avete la pubblicità, sono uno stronzo. Tante stronzate. A me piacerebbe fare intanto le live con Jordi, però boh, non so se è vivo, tipo. Ma devo andare in un'altra sezione, mi sa, per le ricompense. Perché qua mi fa tipo gestire le richieste delle ricompense, ma non ci sono ricompense, quindi tanto è complicato Twitch a volte. Mi sa che mi dovrei mettere a fare survival, ma perché la mattina non... Killer ci mette 6 anni a trovarlo, di solito. È la sera che trova subito. È così, eh. Credo si sia mezzo buggata la mia schermata di Twitch, però che non volevo fare questo, ma minimamente. Abbiamo un prestigio 1, no, un prestigio 3, un prestigio 1, un prestigio 0 e un prestigio 3. Quella lì ha la faccia insanguinata, credo. Ma non sono sicuro. Ah, si è messo la corona di Sacep, l'aureolina. Anche io metto mi metto l'aureolina, ecco, c'ho l'aureolina. La metto a Nia, guarda. Nia c'ha l'aureola. Adesso ha Lori che non può averla. Ecco, c'ha l'aureola pure Lori. Sono un mago. Forse dovrei rendere meno trasparente la webcam comunque. Postazione avanzata, postazione video, fotocamera. Che la trasparenza in realtà ci sta, però la cosa migliore sarebbe il, come si dice, il green screen, però non in questa stanza. E poi a me non funzionerebbe neanche bene, perché a me non funziona mai niente bene, perciò parliamone. La competenza diversiva dovrebbe chiamarsi San Pietrino, e questo è un dato di fatto. Chissà com'è in inglese. Continuate così. Ci incitano a smettere, ragazzi. E allora noi smetteremo. La casetta della mamma. Ma dov'è la mamma? Un po' visibile, neanche troppo, però boh. Immaginavo che ci fosse qualcuno qui. È vero che ho gli addon quelli di merda, me lo sono ricordato adesso.
Madonna. Io avrei tirato, eh. Madonna, che culo, il troggo mi sta bodybloccando. Non so se deve, tipo, sabotare. È passata del pallet pensando che fosse uno vero, mi sa. È vero che non ho il perk per vedere quando non smettono di toccare i gen. Però ce l'ho il win, no? Sì. Nessuno? Strano. Comunque c'è gente col decisive stavolta. Qua forse riusciamo a far scappare qualcuno. Pure ho sentito un gemito di dolore femminile, pensavo fosse la Nia. Ragazzi, andate a salvarlo, ce l'ho io. Così ha fatto, eh. Simulator. Mi dispiace, non funziona così sul dottore reworkato. Non puoi aspettare. Decisive. No, che è scaduto. E mi hanno fatto già due gen in tutto ciò. Boh. Se trovi quelli che fanno i gen, però non ci puoi fare niente. Il gioco è pro survivor da eoni. Comunque mi sa che forse non è lui quello col decisive. O gli è scaduto o non è lui. Mi si ricarica la merda magari. Eccone uno. Madonna il body blocker. Guarda che lo uccido comunque. Hanno rotto Ninna Nanna purtroppo, una cosa utile. Dai, decisive ce l'hai adesso? Non te lo do lo stun così, sai? Mi sa che questo vuole sabotare i ganci. Oh, lei se c'ha volontà d'acciaio. Madonna, ma io lo vedo a scatti, solo io lo vedo a scatti sto tipo. Anzitutto lo vedo un po' a scatti. Però non posso essere io vado da Dio. Ottimo. Credo che questo abbia visto un wifi. Ne sono più che sicuro. Cioè la volevo hittare per quanto mi riguarda, però vabbè fa niente.
Allora, come ti faccio il 4 su 4? Mi ho impedito di scavalcare. Ho dovuto fare il giro lungo. Io a terraggio l'avrei usato per andare a fare il save, però ok. Vediamo se si alza la lore. O se fanno un 4%, perché tanto quello è il gioco. Persevere, persevere, persevere. Hai strisciato, ovviamente. Ma che cazzo? Ah, l'entità che fa cosa? Ah, eccolo. Senza audio, non si sentiva il ricevuto di dolore, perché metà delle volte col cazzo che ti senti totalmente a random, ovviamente. Vediamo se fa il 4%. Ed è sta cosa che hanno fatto di merda, che IT, tra virgolette, un gancio, cioè tipo una parete invisibile. Bene, questa cosa non aiuta quando vuoi hittare qualcuno che sta facendo il save. Decisive adesso. Guarda. L'ha mancato? Non so come ho fatto prima a hittarlo comunque. Forse perché ha tentato la fuga. Ah no, forse non ero io che lo hittavo, ma era il sangue che usciva quando si tentava la fuga. Può essere. Ultimamente riesco a fare un sacco di vittorie slaggando come una merda. Scegliamo il prossimo killer con la Wheel of Name. Gavlan Wheel. Gavlan Deal. Gavlan Wants Over. Gavlan. Madonna, perché si bugga sto sito di merda? Ok, vediamo un po'. Madonna, che lag. Freddy. Il freddino nazionale. Non c'ho il più o meno. Eh no, con Freddy sto utilizzando questi ultimamente. Gavlan won't so. Gavlan won't so. Gavlan won't so. Ti ha detto che io non so perché sta facendo vedere la live dei mates Twitch rando. Totalmente. Non mi seguo nemmeno su Twitch. Roba che potrebbe piacerti. Mates, perché? Poi mi ha consigliato gente che gioca a DBD e ci sta. Cioè, tipo, io che guardo tipo solo Zeb e il gatto su Twitch, perché mi consigli mates? Si sa. Canali consigliati e c'è il gatto, ma il gatto lo seguo. Perché me lo dice se hai canali consigliati, non si sa. Governor, non so. Non ho messo il pronto. Non avevo messo il pronto, sono un fottuto genio, cazzo. Ah, ho l'acqua vuota, vabbè, niente. La riempirò fra un'ora. Sono troppo pigro per andare a riempire da adesso. Mm-hmm.
Gavlan Will. Gavlan Dio. Gavlan wants soul. Ma tipo, secondo voi attiro più gente? Se come titolo della live metto una roba del tipo provini per il clan. Quella gente di Fortnite io. No, di DBD. Ci starei. Cioè, io vorrei capire come fare a attirare gente. Perché secondo me la maggior parte di persone, ed è così, non ditemi di no, ha gente perché è riuscita ad attirarla quando era ancora attirabile, capito? Cioè, se volevi fare questa cosa, di fare live o video, dovevi iniziare anni fa. Adesso è succede, ma è più difficile che tipo. Avete capito, insomma, non so parlare. Gavlan, insomma, madonna, tre quarti d'ora per trovare una cazzo di partita. Richobot 100 KIS. Kiss. Mi sa che è un bot. Ho questa idea. Che poi chissà si scrive con due S, ma fa niente. Rich Hobot 121. Ne ha di icona degli shards. Find me a match, please. Thanks. Thank you very much, man. But I'm in my opinion I'm not one for the tunneling, but for the slugging. But the most important thing in a match is to get rid of one survival in the minor time possible. So you need to tunnel and camp the first one, in my opinion. But it depends on map, on players and perks and a lot of things. Mamma ha detto dai. Man, this is the game. If you don't like it, don't play it. If you're not okay with tunneling and camping, change game. Or find a pre-made and play with decisive board time. And learn to make a chase longer. Because if the killer can't catch you, the killer can't. Game, but this is the game, so I say it one more. If you don't like tunneling, change game or play killer or play a pre-made with everyone with borrow and decisive. And you unluckily find me, and I know how to play, but maybe you can find a noob and wanna play Survivor? Nah.
I play a lot Survivor and a lot Killer, but I prefer Killer. Yes, maybe not the one time I can kill rushing, but I prefer Killer. And deal with Talion and Camp. It's not my mom's basement. It's my room. But you're right with the 19 years old, because that's my age. And so, one day you can be killed from a 9 years old kid that tunnel. So, what's the difference? It's dead by daylight. If you don't like tunneling and camping, talk to the developers, not to me. Because the developers say I can do that this thing, and it's an unbalanced game that permit to do this thing. You're my head, buddy. Why? Let's do this game. Let's see if I can do another four man. My English sucks. I don't talk a lot in English, but I can read and listen. I think I listen right like 2 hours a day of English, because I watch a lot of videos in English. Sub to my friend King Legion. I am don't sub to anyone. I'm an asshole. Sorry. A bad map, in my opinion. I hate all the swamps map. And with Freddy, I can't see shit, so. I don't have surveillance with Freddy. Locker. I don't know if this is the one who exited the locker or there is another one in the locker. Haha, thanks. Thanks a lot. Down in the hole, down in the hole. And look. And more. Hello? Ah, I finished too. Healing. Hello there. Yo, this is really ranked 16. I'm really sorry. No, not. I'm not. Come on. Put it down. Hello. These things called headphones. And I can hear you if you are injured. So they are on the limit of the map hiding. I don't know.
points. I can see shit in this grass. Where she goes? I have no idea. Maybe on the boat. Maybe she scared the crows? No, it was me. Another crown. But I have already all the crown I can get. Good. Where? Locket. Locker. In the basement. Maybe. Maybe not. I hear a locker. Maybe it's my head messed up with me here. But I don't know. Yes, it's my head. Or my ear. So there is someone on the boat, I think. Yep. Or no. Not near the boat. Wait a minute. There is someone. Alright. I'm not so stupid. But you are. Man, this guy or girl or he sorry, I don't know, man. No, fuck. I can't see shit, man. Ciao Wesk, welcome Wesk. Are you English? Or Italian or some other account? Because English is not my main language. And I speak very bad. If you can listen. Okay. he give up, I think. Fuck. Let's see if we can find someone with the barbecue. Only one. Okay. Here, I think. Or no. I don't know. What was that? What? Ah, right. It's the lamp. I think they hiding, they will not do gens, I think. I think now it's the first one die, the other one we find the hatch. Yep. Nobody is touching gens. It's normal. At some point they want only to survive, but with this method they take in hostage the match, and I can't do much.
I can only search for them. And they can be everywhere. But I play survivors and I know sometimes they want to stay in the limit of the maps. Okay, thanks. Where she is? Is in a locker? I don't think so. Maybe she's not. She go down somewhere, I think. And I lose her. Times when you want. Nursery in coal, but you don't have it. Footsteps. Someone's running, I think. It's like on a hunt. Thanks a lot for running. You make me find you much easier. That was so lucky. Thanks to the headphones, I at least, because sometimes you can find it by footsteps or grass, audio, or other things like that. Where she is? On the boat. So they think they can escape together, I suppose. They don't think of the fact that I already won. You know I can hear you, right? Or are you stupid? I think it's the second choice. Hello there. Yes, thank you. Easy peasy, lemon squeezy. Hooks, right. Easy win. Vabbè, Freddy è forte. Freddy Krueger after the work is more so much powerful. He can hit without put you in the dream. He can teleport to the generators, and with only that is OP. Then he have traps or fake pallets. It's so good. Empathy, ok, non ci sono più spettatori.
Perciò credo che adesso parlerò in italiano. Comunque, 117 follower, quando cazzo io ho fatto? In inglese faccio schifo comunque. Allora, rivediamo un po' del piramide. Rivediamo un po' il piramide. Che devo portare a prestigio 3. Che attualmente è uno dei miei killer preferiti, eh. Giuro, per chi non lo sapesse, che attualmente i miei tre killer preferiti sono il Deathslinger, il Pyramid Head e il Ghostface. Sono i migliori. Cioè, sono quelli che preferisco io giocare. Non sono i migliori, no, però. Deathslinger è un po' scarso, oppure il Ghostface può essere scarso, Pyramid Head però è molto forte. Più o meno sto prendendo solo roba tra virgolette che costa poco, per il fatto che tanto adesso prestigerò in fretta. Che prestigio appena c'ho 1 milione addosso, eh. Non ho voglia di perdere tempo, queste varie. Io sto prendendo perché costa di meno. Portiamola a 50, va. Così appena siamo a 1 milione si prestigia. E voilà. 1.150, ottimo. Allora, vediamo la ruota del destino, chi deciderà adesso. Ho detto male, sembra Wheel of Shames invece che Wheel of Names, che è un po' un'altra cosa. No, di nuovo dottore no, l'abbiamo fatto prima, dai. Se ricapita, no, grazie. Perché no, non è divertente, se no. Possiamo anche fare un play who you verse, però non ho tutti i perk del gioco, non tutti i killer. Quando li avrò lo farò volentieri. Ghostface, si parlava dei miei killer preferiti. Vai. Ghostface di solito mi ci diverto non poco. Vai, così finisco di brutalità. Ghostface c'ho perk carini. Ho il Noed per sicurezza. Questi per individuazione. Questo per individuazione e punti. Più che altro il barbecue, cioè se non lo metti sei scemo, ti dà punti e ti fa individuare la gente appendendo, cioè figa. Anche se possono stare vicino al gancio, infilarsi negli armadietti o avere il perk di Jeff. Ma insomma, almeno uno in teoria lo vedi, cioè. Comunque per chi non lo sapesse sono devozione 62. Sì, che cazzo dico, devozione 8 livello 62. Di devozione facendo finta che significhi qualcosa mentre aspettiamo la partita. Io direi di smettere di sbagliare tasto e cliccare quello giusto. No, perché io tengo premuto invece di cliccare solo una volta per entrare nel menu della play, ed è un problema perché ti apre un sottomenu, non so se lo sapete. Ti apre una versione del menu molto ridotta dove puoi fare la metà della metà delle cose. Dunque sono un po' preoccupato per la PS5, perché io non credo. Madonna, 360 live adesso di Fortnite, che tristezza. Io non credo che la prenderò. La prenderò fra anni, probabilmente. Probabilmente quando esce Bloodborne 2. E se me lo fanno pure su PS4 non trovo il motivo di.
dovessi prendere una PS5, devo esserci un buon motivo. Se non mi dai dei giochi, non la prendo. Perché io sono già pieno di giochi da fare. Ho tante, tante, ma tante di quelle avventure single player da fare. E DBD lo continuerò a prescindere, perciò. Quei DBD non sono come quelli della Rockstar, che probabilmente faranno smettere gli aggiornamenti su PSC, su PS4, e continueranno solo su PS5 come hanno fatto su PS3. Quei di DBD vogliono i soldi ovunque, quindi DBD uscirà anche su PS5, ma lo continueranno ad aggiornare, a dare tutti i killer anche su PS4, figurati. Merda, ma mi ha dato 100 bit quello. L'ho capito adesso. Quindi erano davvero dei bit? Così? Cazzo, ma io cosa ci faccio coi bit? Come faccio a... Posso riscuotere soldi? Ma grazie mille, thank you very much for the 100 bit. Non avevo visto la notifica, non... Sono scemo. Come faccio a... Andiamo qui, aspetta. Twitch. Twitch. Andiamo. Ci sono rimasto un attimino di merda. Sono i miei primi bit, tra parentesi, non li ho mai avuti. Che poi me li ha dati perché gli ho fatto il culo, credo. È buona sta cosa. Pronto per... Ma chi ti ha detto di aprire questa cosa? Io volevo aprire Twitch normale, non so se... Ha aperto la roba delle ricompense, così a caso, totalmente. Che tristezza mi fa, mi dice dai, e io lo segnalo, probabilmente otterrà la segnalazione. E poi mi dona 100 bit. Che tristezza. Puoi richiedere il coso comunque. Ma come faccio a ottenere i bit? Cioè me li devono dare, io poi cosa ci faccio? Mi ci pulisco il... No. Come funzionano i bit? No, perché non so un cazzo. Senza offesa. So che si comprano quei soldi e tu li usi per tifare, però. Io sono affiliato di Twitch. È stato più facile di diventare partner su YouTube. Ci ho messo anni per diventare partner su YouTube. Adesso non posso più esserlo, tra parentesi. Non ho visto un centesimo di quei tipo 3 euro che mi devono. Sono profondamente offeso di queste. Ah, perché YouTube non paga. Potrei provare follemente a stare in live quasi 20 ore su 24, eh? E vedere se. Oh, l'ha trovata. Non mi carica la pagina per vedere che cazzo sono i bit. Ci sta mezz'ora. Madò, la gente tumore. Mi dissocio da quello che ho detto. Se n'è andato uno. Non so perché, cosa gli ho fatto. Forse il ping. Pingo 115. Vabbè, pingo abbastanza decente, dai, su. Adesso vengo pure di meno. Sembra che c'è una voce femminile. Madonna, Gossi, stai calmo. Stai calmo! Ma io con quei bit mi ci posso prendere dei soldi o no? Quanti soldi so?
100 bits Twitch in euro, io voglio capire. A meno di 9 dollari. Madonna che scrive il contrario. Niente, è iniziata la partita. Lo leggo dopo, ma che tanto. Mappa un po' di merda. Thompson's House. Ho spaventato io quel corvo. Fai bene ad andartene perché qua dolce silenzioso. Beh, questa è stata molto bella, c'è da dire. Cioè, questa cosa mi invoglia a fare Twitch, per esempio, il fatto che mi abbiano donato così a caso, però... Vabbè, non è una donazione, per carità. Dove è strisciata quella? No, dai, dove cazzo è strisciata? Fa questo. Ma oh. Comunque è stato molto bello. Oh, ecco il Ghostface. Ora lo levo dal suo potere. Bam 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 bam, tolto. Comunque mi è riuscito a togliere nonostante mi stavo sporgendo. Quando ti sporgi non dovresti poter togliere. Nessuno? Peccato. Oh, non ti devi vincolare. Tanto sei morto. Non proprio però, nel senso l'hai capito. È stato uno scattino che mi ha fatto pensare. Però boh, forse me ne faccio un'altra col Ghostface, questa è stata troppo veloce. Ok, fanno quel gen. Non credo verranno a salvarli, sapete? Spero tu abbia il borro. Ma io lo tirerei. Devo romperlo perché sennò poi è un dito in culo. Come cazzo è tornato indietro? Uno sta nell'armadio.
Invece no, sono tutte e due qua. No? Ok. Ah, e tu che me lo facevi sentire come se fosse a 2 cm. Dov'è? A te che non t'ho mai appeso anche pure, è vero. Che non ti trovavo triste, ma vabbè. Vediamo se... No, non è venuto nessuno per curare la Meg, peccato. Cosa ha finito il... Ah sì, ha finito il gem, non l'ho montato. Questa è morta. Ma era qui in teoria. Ecco. Ah, tu che vuoi fare? Non hai né il desesso né il borro. Metto a ballare. Ecco perché mi metto a ballare. Chi mi ha visto? Ah, ok, tu. Pensavo fosse arrivata l'altra. Madonna, mi stanno partendo tutte le varie sveglie. Perché sta arrivando? Pensa di fare qualcosa? Scopriamolo insieme. Ma la live su Twitch però si blocca. Cioè, io credo che stia andando tutto liscio. È solo il mio iPad che fa problemi. Qua. No, non mi ha fatto sporgere. Comunque non so perché le hit mi vanno tipo ferme sul posto. Ma è durata più di quanto mi aspettassi comunque. Che è $1 qua. No, quindi non mi danno soldi forse i pizzi. Ringrazio comunque, per carità, però... Preferivo i soldi. Dai, prossimo killer. Vediamo chi sarà. Let's see who the next killer will... Fermati lì, per favore, grazie. È giovane. Perché se no era la malattia, ma la malattia viene già lasciata a merda. Non che la legione cambi chissà quanto, eh.
Ah, ok, in teoria non ho guadagnato un cazzo. Vabbè, era ovvio, per carità. Però volevo una spiegazione. Ah, giusto, è ancora vuota. Vado a riempirla, va. Meglio di un bel bicchiere, no, un bel sorso d'acqua, tranne la pizza, quella è meglio. Cosa potrei provare a fare? A leggere durante la live. Nel senso che mentre aspettiamo leggiamo. Potrei iniziare a leggervi Metro. Così. Tanto i lobby quelle sono, insomma. Comunque a me farà sempre strano che di tipo 7 miliardi di persone nessuno venga nella mia live. Però tutti nelle live di Fortnite. Però quando provo a portarlo io nessuno viene comunque, quindi boh, non ho capito cosa dite. Sono io che non sono un ragazzino. Non sono una persona divertente. E din din din. No? Ok. Scusate. Sto cazzeggiando su Instagram, se lo state chiedendo.
We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and a Happy New Year. Così a caso. Perché deve ansimare come se stesse facendo sesso? Io lo devo ancora capire. Ma è scomparsa l'opzione delle pubblicità? Com'è sta storia? Ah no, ok, solo sminchiato. È vero che c'è sta cosa della replica che YouTube non ha, un'altra ennesima cosa che YouTube non ha. La replica può essere carina. In questo modo potresti attirare gente senza dover essere in live 24 ore su 24. Ci sta. Che cazzo suoni, che tanto. Parliamoci chiaramente, insomma. We wish you Merry Christmas. We wish. Perché io non penserei nemmeno di fare minimamente live su Twitch, o quasi, se sapessi che su YouTube ho 1.000 iscritti e mi seguono tutti e 1.000. Cioè potrei anche guadagnarci tipo 1 euro, capito? E sarei felice perché c'è gente che mi segue, però non che Twitch faccia la differenza. Però su Twitch a volte viene la gente che nessuno mette la campanellina di merda. Siamo un'ora e 18 di live. Potrei provare adesso a switchare su YouTube, non lo sta, Simon, ci sta. Zero generatore in questa zona, ok. C'ho ruin, sì, ok. Niente. Sono scemo. Sono diventato Al. Cosa? Perché non mi hai dato il survival? Ma è rimasto lì? Ah no, ok. Mi preoccupavo per lui, che cazzo faceva nell'angolo della mappa? Non è andato qua. Devi aspettare tre quarti d'ora perché sennò ti fanno i 360. È una delle poche persone che ho trovato finora che riesce a evitarmi il colpo, questa, eh. Brava, mi hai tolto il potere, ma comunque hai sprecato il palo e ti sei fatto il car. Non so se ne valeva tanto la pena. Stavo per dire c'è volontà di ferro, no, si sente. Ne valsa la pena di usare quel pallet, non so, dimmelo tu. Quanto sei durata di più? Hai tolto un pallet buono da una mappa. Poi vedi tu. Quella sarà tornata al gen. E beh. E là ci sono due però, no? Mi vado qua, va. Vado qua, sì. No, non ho capito. L'ho hittata ma se n'è fregata.
Non ho capito, perché me la segnava? Ma ho hittato un'altra Lori? Può essere. Easy. Vabbè, ma già rushano. Quando si trovi la gente che sa che cazzo deve fare. Cioè, adesso cosa dovrei fare se non camperare? Ma hanno già fatto due gen. Diciamocelo seriamente. Ah, è andato a terra, ok. Non è andato a destra, è andato a sinistra. Non vedo più tracce. No, ha fatto destra sinistra, è qua. È qui da qualche parte che fa il trollone. No? Non lo so. Volevo quello, l'ha tirato su, ma io volevo quello, ho sprecato tempo. Vabbè che questo arriva in seconda, forse. No, non credo. Lo verranno a salvare. Oh, stealth di sta ceppa. Cosa? Cos'è successo lì? Che cazzo è successo lì? Guarda, qua quello sta morendo, altro che seconda fase. Io no, allora non so chi cazzo ha ittato col potere, perché a me sembra di aver ittato Lori. Sembra di aver visto che c'è una Claudette, quella roba lì, che non so se è una Meg o una Nia. Una Lori e poi? Un Jake, mi sembra. Si è finita di curare la troia. No, ormai l'avevo raccolto, no? Qua forse era meglio che usavo il potere. Ah, sta loopando, ok. Pensa che volontà di ferro lo salvi. Pensa che le tracce non esistano. Perché mi sa che la posso grabbare. Non sono sicuro. Di qua? Cosa? Era al lato del pallet, non poteva usarlo. Easy. Garhun, welcome, benvenuto. Are you Italian or English? Sei italiano o inglese? Yeah, sì, vabbè, 4%. Le fortune di sto mondo, cioè. Non so che giro abbia fatto.
Non so più neanche dov'è Jake, non sento un cazzo. Era a fare il gen. Ma sei ritardata? Wild Decisive. È ritardata e basta. Jake. Ciao, si chiama barbecue. Ciaone. Vale, vedi, vale come gancio. Che tristezza sta cosa. Non poter irritare la gente sul gancio è come il Mori Spam. Ci sono certe cose che non vanno tolte, sono degli idioti. Prossimo kill. Strega. Quasi dottore, invece no, strega, strega. Vai, facciamo una bella strega. Che di solito dico sempre che non la so usare bene e che di solito mi fanno il culo, però poi alla fine non mi fanno mai il culo la strega. Vediamo se magari è la volta buona. Comunque, boy, io non so quali problemi abbiano i developer. Ma io le corone sono riuscito a prenderle tutte, non so perché alcuni non possano. Abbiamo detto strega, giusto? Che mi si vede dalla colonia però. C'è questo leggerissimo problema. Aumenta la durata, no. Aumenta la distanza, sì. Questi due. E andiamo. Schifazza! Il braccio sbagliato. No, il braccio giusto. Schifazza! Schifazza! Così. Ti aspettiamo. Sbaglio tasto perché funziona così. Ma io faccio così, vado a controllare l'AIO degli altri. Oh, Dio benedica il fatto che adesso la live numero 1 è Minecraft e non Fortnite. Minecraft fa così, ha ancora così tanto successo. Devo provare a portarlo Minecraft. Cioè, quella mattina ho fatto 150 spettatori, non li fermo mai più. Crafto una crafting table. Ti ha dato la sabbia. Ah, ecco perché c'è tanti spettatori. È una partita in locale con tre controller. C'è lo schermo condiviso. Ci credo che c'ha tanti spettatori. È carina come cosa. Poi vabbè, il multiplayer è sempre più divertente la roba. Anche se stranamente quel giorno in cui costruivo era. Il castello era. Ho fatto 150 spettatori e ero da solo, però. No, non avevo nessuno. Tanta roba. Sono le 11. Quindi cambiamo gioco e andiamo un po' su Minecraft. Non lo so. Dove erano? Erano su Twitch o su YouTube? Sono curioso. Sì, io so dei problemi. Erano su YouTube, ok. Non so se.
Ah cazzo, ve l'ho fatta vedere, vabbè ormai ve la faccio vedere che c'ho la maschera della legione. Ci giochicchio ogni tanto, l'ho fatto. È spoiler come cosa, non volevo che la vedeste perché è una delle tante cose che voglio fare, giocare vestito da killer, però vabbè. Figa ci sta. Devo sporcarla un po' di più di sangue. Ma dettagli. Pam 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 pam. Non vedo un cazzo. Non vedo una ceppa di minchia. Ok, adesso ci vedo. Non so come mi si sente. Neanche come mi si vede. È brutto così. Però ci sta. Con il microfono lì. Ci sta un sacco. Che poi vi faccio vedere l'interno. Sono giornale. E beh, però è figa, ci sta, è fatta bene. Non l'ho fatta io, eh. L'ha fatta mia zia che è maestra degli accessori e delle cose. Ci sta. Ora i capelli mezzi distrutti, ma vedi, sono dettagli. 3 quarti d'ora per trovare una partita, voglio. Scherzavo, la trovate. Quella pancia di Zarina, sex. Vediamo un po' come va sta partita. Metti pronto Starlight. Putredi. Non lo fa. Vabbè. Cioè, ma proprio così. Beh, chi sta scoprendo la loro? Perché la scoprirà? Proprio così. Vita un po' andata. Vai, andiamo. Dead by daylight. Dead by daylight. Dead by daylight. Che velocità per essere marrone. Così, fa così, eh. Non ci viene? Eh no, non ci viene. È un gen intanto. Dove è andata? Dove cazzo è andata? È entrata in armadio.
Espansione urbana? Non so, non ho visto. No, denied, denied totale, sta per passare comunque. Niente, mi è passato attraverso. Non so se aveva il decisive, ma l'ho appesa prima che lo utilizzasse. Una hit per il medikit, a me sta bene. Cavetto challenge, arinzarunzarunzarinz, cavetto, ciao, madonna, quello c'aveva il design, come si chiama? Meli Wong, c'aveva il design, se te lo dico io. C'aveva il design, se non gli ha dato a genio il fatto che l'ho appeso comunque perché era appiccicato al coso, probabilmente è andata così, eh. Qua non ci sono pa... vedi che c'è qualcuno qua. Dai. Io sto qua, eh. Borrow time. No, c'è il borrow time. Ha quittato! Ha quittato perché ha capito che aspetto. 5, 4, 3, 2, 1. Melly e Catherine. No, Melly deve avere il decisive e Catherine deve avere il borrow time. Questo ha missato il decisive. Ah, non il barbecue però. Guarda, io mi lascerei andare se fossi in te. Che fa fa? Quattro su quattro. Arresa totale. Too easy. Allora, quella gente che quitta solo perché la riappendo. Oh, mi fa mettere la trappola. La mette qua, al lato. Cazzo va. Oh, si rialza come un d'acciaio, guarda. Io non lo farei, c'è pieno di trappole.
la miniera di dove si è. Scappa con la botola. No? È sopra? Sì. Ah, come mi vuole far sprecare tempo, eh? Adesso si butta. No? Ok. Ah, Melly Decisive, Dolan Decisive, Catherine Borro. Vuoi vedere? Andiamo, aspetta. No? Dolan Decisive l'ha missato. E ok. E questi no. Questo aveva il borro. Catherine, ok, perfetto. No, questo ha quittato solo perché l'hanno salvato. Avete capito. L'hanno salvato in faccia a me e non gli ha dato a genio la cosa. Peccato, sarebbe stato più divertente col Decisive. Ah. Non dirò mai più questa frase, perché detta così sembra che voglio il decisive contro. Vediamo cosa sceglierà la ruota adesso. E gira, gira, gira. Freddy l'abbiamo già fatto. Perciò giriamola ancora. Adesso ci darà un altro killer che abbiamo già fatto. No, ci darà la malattia. Che suona male, detta così. Ho sbagliato tasto, aspetta. Ah, malattia. Ma questo serve una malattia. Fammi vedere un po'. Forse è meglio che mi metto Ninna Nanna per rompere i coglioni. Mettiamoci. Questo e questo. E poi roba per i punti. Ah, ho finito. Ho finito le cose per i punti. Ah, mettiamo il festone. E si aspetta. E intanto beviamo. Beviamoci su. Andiamo in vano che tutto ciò significhi qualcosa. Tutto ciò cosa? Non lo so nemmeno io. Dico un po' di cazzate a volte. Ah. Che dice, che dite? Facciamoci qualche risata. Leggiamo qualcosa del forum di DBD, dai. Vediamo qualche cazzata di qualche utente. Per lo più probabilmente main survivor. Ah? Andiamo un po'. Vediamo. Make it so red head pinky finger brings the slowdown back. Non so cosa sia, immagino. Ok, what was the worst original chapter for you? Sono curioso. Vedo anche la tier list di quello, che può essere la tier list che ho già visto. Get a sword from the medieval or cowboy age. Is there a killer that can stop good resources for someone? Is not ever going to be removed. Ancora questa stronzata.
You can bring back what nerfed perk. What will you choose? Assolutamente Metal of Man. Senza se, senza ma. Me ne frega niente del ruin, perché va bene così il ruin. How to terrify suck new player. Che tristezza. Why do you have to wear the default head with the crowns? Lo so, una stronzata. Sì, infatti. C'è un sacco di gente che vuole un capitolo di FNAF. È strano, è pieno di discussioni di FNAF sul forum di DBD. Vai, leggiamoci un paio di post. Tanto tempo che arriva la partita. Sì, che arriva la partita. Che cazzo dico che trova la partita? Figurati se. Ah, questo dice che a rank S ci sono lo spirito e la nurse. Poi a rank A ci sono Mandriano, Strega, Freddy e Huntress. Io ammetto che la Huntress è forte, secondo me. E anche la strega, se piazzi le trappole in giro per tutti i loop. Freddy è molto forte, Valerio è molto forte. Non mi sento di dissentire troppo. Poi non più Aig A, ovvero alto, ma A basso abbiamo Leatherface, Dottore, Oni e Pyramid Dead. Io voglio essere sincero, io credo che l'Oni vada messo vicino al Mandriano più o meno. Che il dottore qui ci può stare, che Bubba secondo me va un rank sotto e forse Pyramid Head va un rank sopra, perché è forte secondo me Pyramid Head. Poi a rank B alto abbiamo Michael, Malattia e Demogorgone, e qui io il Demogorgone lo metterei su, e Malattia e Michael forse ci stanno, perché comunque sono lenti in culo, perché devono stalkerare e dare malattia, ci vuole tempo. Poi basso, a livello B basso abbiamo Maiale, Spettro e Ghostface, che per me vanno tutti più su perché hanno lo stealth. E poi a livello C abbiamo Deathslinger, Trapper, Clown e Legione. Secondo me vanno tutti questi, vanno un pochino più su, perché per me Trapper è buono perché rompi coglioni su in giro per la mappa e rallentare un sacco. Il clown rallenta tutti. E poi se parliamo di addon, l'addon per one shottare. È una tier list fatta un po' così. E di qualcun altro, quindi non, è ovvio che non sia totalmente d'accordo. Io stesso non credo saprei fare una tier list come si deve, perché metterei quasi tutti sugli stessi livelli. For me press the change of faith. Original chapter. Perché? È fighissimo invece. Alla gente non piacciono i capitoli originali, evidentemente. Più di gente che dice questo fa schifo, questo fa. Solo Spark, The Old Medal of Man, it was pretty funny. Killer Perk, The Old Ruin, e beh, ovvio. Ex Ruin, Runner Up, Disaster. Survivor, Self Care. Ah, è vero, c'è anche Cura di Sé. Ma io preferirei Medal of Man vecchio invece che Cura di Sé. Why do we have to wear the divine? The behind the head and so I don't feel anymore. Eh sì. Ah vabbè, è solo perché sono pigri che non hanno fatto la testa, l'hanno appena detto. Allora, che non hanno fatto un altro coso. Ma no, non mi dire che sono nei campi di grano con la malattia. Questa è persa. Mi metto a camperare il primo che trovo.
Perché vedo 4 gen così? Ah no, è una fontana quella. Sono sicuro che qualcuno si sta camperando i perk. Eh sì, c'è qualcuno che è passato di là. Mi stanno rompendo il totem. Ah no, non l'hanno visto. Boh. Non so che cazzo stiamo a fa. Oh, eccone uno. E meno male che l'ho hittato, se no. Ma mi sa che non ho hittato lui, mi sa che qualcuno ha toccato il gen. E infatti. Che spreco. Uno degli unici palet della mappa e lo sprechi così. Non vedo un cazzo di niente. Ah, si puliscono così. Cioè sono altissimo con la malattia e comunque non si vede un cazzo qua. Oh, non si infetta, eh. Alleluia. E che cazzo, 3/4 d'ora. Senza addon viola fa schifo sto killer. Tipo che vai una vomitazza tanto per rompere i coglioni e poi instant vai a fa altro, cioè vai dei due hit, fai prima. Tocca adesso. Cosa? Poi me lo spieghi, eh? Meno male. Brava, vattene, va. No, nessuno. Peccato. Poi me la spieghi, eh? Poi me la spieghi questo. Devo sbrigarmi. Perfetto. Dove è andata? Oh. Si puliscono, che cazzo pretende?
Madonna, c'ha delle hitbox veramente brutte, sto cazzo di vomito. Prenderei questo e poi quello in caso. Devo tenerle pulite perché sennò mi inculano. Vedi. Dov'è? Mi fa così con la testa perché sennò col cazzo gli hit. Ah, quello fa gli skill check in ritardo come se nulla fosse. Buono, buono. Non credo verranno a salvarlo. Ah no, è già in seconda. Ah, ha tentato la fuga. Beh, se sei scema, c'ho il vomito rosso. Io avrei saltato dall'altro lato. Qui l'unica sana di mente è stata la Meg che ha quittato. Quattro su quattro. Prima lui. No, no, aspetta. Ottimo. Easy win. Sono le 11:11, oh, perché precisione. E siamo a 2 ore di live. Ok. Altro giro della ruota. E si è fermato in mezzo. Ok, ha deciso lui per me. Demoscrotone, signore. Un demoscrotone. Si è fermato in mezzo fra Demoscrotone e Araldo di Mort. Quanto mi piace che l'hanno chiamato così male. Fa proprio schifo come nome. Ci può stare in certi ambiti, però no. Non in questo. Potremmo chiamarlo Cacciatore d'Italia a sto punto. Cioè. Allora. Si va. Ah, cosa ho dei punti? Ho il tutorial di festone. Eh già. Parapa ponzi 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 parapa ponzi ponzi pa. E adesso un'ora di carica di attesa di matchmaking. 1 hour of matchmaking.
Michael qua che saluta. Ciao Michael. Ciao. Era entrato uno spettatore ed è uscito instant. Non so cosa ho fatto di male. Forse faccio le live stando zitto, tengo più spettatori, sapete? Può essere. Oh, cazzo, la cazzo di sedia. Ma dopo proviamo Minecraft, eh? Vuoi fare un test per vedere? Lo so che faccio sempre test strani, tipo ogni tanto porto Fortnite pure, che mi fa cagare, però. Voglio provare Minecraft su YouTube, però. O su Twitch, non lo so. Voi dove lo fareste? Vediamo. E che cazzo, da PlayStation fa quello che vuole. Gli ho detto di andare a destra e va a sinistra. Tristezza. Hanno finito la live di Minecraft? Mi sa di sì, perché adesso c'è Fortnite. Che triste. Allora. Perché sta tre quarti d'ora a caricarsi? Ok, si è caricato. 199 live di Minecraft, 8312 di Fortnite. Io ho voglia di morire in questo momento. Ci credo che non vi è nessuno. Tutte queste persone che provano a farlo. Lo stream. YouTube, Twitch. È un numero uguale, dovrei scegliere io quindi. Erfalenoide, benvenuto, credo tu sia italiano dal nome. Ah, però non sono tutti italiani, mi sa che mi dice le live di Minecraft nel mondo, perché mi dice 199, se poi io vado a vedere ce ne sono 6. Se invece di Fortnite mi dice 8312, vado a vedere, ce ne sono una cinquantina, sì, mi dice live di tutto il mondo, ok. Beh, allora grazie al cazzo che ce ne sono 8000. Dead by Dead ce ne sono 11. Buono, proseguiamo. No, questo è venerdì 13, volevo DBD, che cazzo. Dubito che sia iniziata la partita. Figurati se è iniziata la partita. Figurati proprio. Dove ho messo Minecraft? Qua, no? Assassin's Creed Minecraft, ecco. Che problema di Minecraft è che alla fine mi viene sempre a noia. Ma credo perché non ho... Perché se sono da solo e non ho niente da fare, tutto ti viene a noia. Quindi o devo giocarmelo in co-op con qualcuno, Minecraft, in survival, perché ci sta... creativa comunque, oppure mi devo sperare che venga qualcuno e mi dica cosa costruire, perché cioè proviamo a provare a costruire un castello in onore dei vecchi tempi. Oh, l'ha trovata, alleluia. 11 e 20 sono ormai, ok. Ricordo comunque che questa live poi la ritrovate su YouTube. E che faccio live un po' qua e un po' là, eh. Cioè io credo che deciderei di fermarmi su una piattaforma quando so che su quella piattaforma ho del seguito. Finché non ho del seguito credo che switcherò un po' e un po' ogni volta che mi gira. Che ci devo fare? Qua ho 117 follower e non mi segue nessuno. Lì ho 1300 iscritti e non mi segue nessuno. Non so. Sarò scemo io. Ho perso l'unico spettatore che avevo. Non so cosa ho fatto. Probabilmente quello che ho detto. Comunque adesso dovrei davvero provare a dedicarmi
ogni giorno alle live. Credo che dovrei provare a farne una al giorno almeno per essere sicuro di prima o poi avere un seguito. Cioè, credo che a 1300 iscritti ci sono riuscito ad arrivare perché facevo live ogni giorno all'epoca. Più o meno, eh. Poi boh, oi boh. È il Demogorgone in azione, figa. Mappa decente, ultra dividibile, figa. Quasi quasi se sono lì li lascio fare i gen lì, eh. Ding ding ding, però non mi ha scritto nessuno. Ding 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 casuale, sì. Uno di quelli sono stati al telefono. Stanno facendo quei tre. Che li facciano? Non mi dà fastidio. C'ho anche il ruin qua. Non c'è spazio? Madò, qua lo posso mettere appiccicato al genio in sto modo. Beh, ovvio. Ok, ora che ho 4 geni sotto controllo potrei anche iniziare a pensare di andare sull'altro lato solo per rompere i coglioni. Grazie. Inizieranno ad andare su quel lato adesso, eh. Mi sa che giocano a nascondino, eh. Fanno decisamente a nascondino. Madonna, prendo quello nell'armadio pure. Questa cosa è una figata, questo spot è stupendo. Se riesci a mettere il portale là, vedi pure, prendi pure quello nell'armadio. Dwight for fight, Ernoed, ovvio. Ernoed sempre e comunque. Cosa buona e giusta il Noed. Immagino che tu sia italiano. Ho già sentito Dwight for fight. L'ho avuto contro, mi sa. Porco. Meno male che è scemo. Ernoed sempre e comunque. Lì c'è uno. Ciao Freeze, aspetta un attimo, eh. Mi devo teletrasportare e poi ci sono. Ok. Ciao. No, spesso non mi chiamo Dwight. Ah, ok. Ah, era un altro nome. Frazon Zed, benvenuto. Benvenuti a tutti e due, eh. Qua, tutto bene? Ciao. Ah, c'aveva liberazione il demente. Boh, cazzi suoi, non si può curare. E fatelo quel gen, tanto io qui. C'era un altro. C'era un altro qua, cioè. Vediamo se c'è il decisive. No, è morto mi sa. Terza volta, credo. Sì. C'è uno là? No, ok, me lo sono sognato. Grazie Dwight per il follow. Fammi
faccio anche live su YouTube, quindi se vuoi dare un'occhiata vai pure. Allora, vediamo un po'. Qua ci sono le tracce. Non so se... cioè, in realtà non mi conviene seguirlo. Potrei anche buttarlo a terra e basta. Però è un Bill, quindi... c'ha... un po' d'acciaio. Che spreco totale. Ok. Portali. È partito un R2 a caso. Dov'è il Bill? Era qua? C'ha volontà di ferro? Buh. Eccolo. Non si vedeva. La cosa è sbagliata. Doveva tirare il pallet e non c'è riuscito in tempo. Allora, raccogliamo prima Bill, che può avere volontà d'acciaio. Unbreakable. Frizoned c'è ancora o se n'è andato? Strano, mi segnava 4 spettatori, adesso sono tutti scomparsi. Sono triste. Ma ha sbagliato lo skitch per la cura, la scema. Vabbè, 4 su 4. Ma sei seria? Evidentemente è seria. Easy Demogorgone. Uno degli spettatori, se c'è ancora, vuole consigliarmi il prossimo killer invece di far decidere la ruota. Perché potete farlo se vi va, eh. Quella è a terra da mezz'ora. Adesso guarda come fa il 4%, eh. Guarda, eh. Oni, se ti va. Volentieri. C'ho anche la giornaliera con l'Oni. Allora, adesso facciamo ammazzare queste e poi giochiamo con l'Oni. L'Oni mi piace, è un buon kill. A me piacciono tutti i kill tranne due. A me non piacciono la Nurse e lo Spirito, quindi... se mi chiedi di giocare la Nurse, ancora ti dico di sì, ma lo Spirito proprio mi sta sui coglioni, no grazie. Facciamo quei due punti in più che possiamo. Easy. Vabbè, ma sto giocando a dei rank di merda, è per questo più che altro che è molto easy, eh. Rank 7. Allora, tu mi devi spiegare questa stronzata. Io accetto questi qua, che sono rank 15, 12, 6. Questo rank 7 perché ha evasione urbana? Me lo dici tu poi. Eh sì. Ti offri agli amici, Dwight? Oppure no? Sono indeciso, sono dubbioso. Mi hai visto da PSN. Intendi che sei andato sul mio account? Oppure sei andato sulle live di... in generale? Sono bandi. Farò finta. Aspetta un attimo che mi stanno morendo le orecchie. I capelli lunghi, le cuffie grosse. Aia. Ti ho fra gli amici. Ah, ok. Beh, buona a sapere. Non mi ricordo chi sei, ma buona a sapere. Avevo detto Oni. Però aspetta che livello un attimo, non ho voglia di... me l'hanno... l'ho avuto in regalo perché da quello che ho capito un amico di mia zia collezionava queste cose di cinema. E purtroppo è morto. E quindi adesso si tiene, ci ha dato tutto a noi, e quindi c'è un paio di poster, tra i quali il coso di Spider-Man 3, non si vede, ma c'è anche quello di Spider-Man 1. Poi c'è la testa di Michael là che zompetta fuori. Chi faccio un livello? Dai, finiamo sto livello di Ghostface. Questo a che serviva?
stronzate in mani, inutili. Questo è più utile. No, era la cassetta quella utile. Qual era quello che stalkeravi un bordello dal muro? Fammi controllare, non me lo ricordo. Aspetta, prendiamo questo per collezionismo. Mi ricordo un addon, sono troppo... Aspetta, era questo? Sì, aumenta la velocità con cui sopravvissuto diventa contrastante quando si sporge un riparo. Questo qua è buonissimo su certe map. Allora, abbiamo detto ogni... Che devo ancora prestigiare in tutto ciò. Ah, ho pure finito le cose dei punti con l'Oni. Mi sa che dopo l'Oni lo prestigio, allora. Ah, vedi perché non l'ho prestigiato. Queste cose erano utili? Questo faceva schifo. Questo era utile. Aumenta la velocità di movimento. No, mi fa schifo. Aumenta questo e questo. C'ho difesa nera? No, già usata. Ok, vai. Partitina con l'Oni. Nel caso non si veda, perché c'ho la webcam, sono devozione 8, livello 63. Così a livello informativo. Mi ha fatto piacere che comunque è passato qualcuno, perché sono stato tipo per tre quarti d'ora da... Tre quarti d'ora? Che cazzo dico? 2 ore e 20 da solo in pratica. Non so come attirare la gente. Cioè, perché se tu vai a vedere le live se tu vai a vedere giochi, se tu vai sulla Play e vai a vedere giochi, tutte le live che ci sono, le migliaia di live che ci sono su PC, se tu vai a vedere nella categoria giochi della trasmissione, ti fa vedere quanti streaming ci sono di ogni gioco, tu vedi una cosa come 11 streaming di DBD e tu dici, boh, fra 11 riesco a gestirmela, magari prima o poi qualcuno mi nota. Il problema è vedere che i primi posti di tutte le live sono Fortnite con 100-200 spettatori e sono tipo 8000 live di Fortnite, e non sto scherzando. E mi fa di una tristezza immane. Tu mi dici le prime live sono Rainbow, Apex, Call of Duty, GTA, Minecraft. Io ci sto. Mi dici le prime live sono Fortnite. Cazzo, mi fa una tristezza immonda. Se devi scegliere una merda, scegli la merda divertente. Giocati DBD, cazzo. Madonna, sei grullo. Ma grullo forte. E lezzo. Cioè, c'è poco da dire. Oh, io ci ho provato, l'ho giochicchiato ogni tanto. Contro la mia volontà, in pratica. E la prima volta l'ho provato, ho detto sì, ci può stare, ma mi fa cagare. L'ho giocato poi mesi fa di nuovo, perché un mio iscritto mi ha detto, dai, ti prego, giochiamo a Fortnite assieme. Io ho detto sì, dai, va bene. E ho messo titoli a tira views ai spettatori assicurati. Non è venuto nessuno. Ah, sono io il problema, non è il gioco. Perché se il ragazzino di merda porta Fortnite e fa 150 spettatori, magari sono tutti botto. Perché io, che faccio il titolo a chiappa views e sono pure in compagnia, quindi c'è chiacchiericcio, c'è divertimento, non ottengo spettatori? Non lo so. Sono io che non vado bene. Oggi fai solo killer. Io preferisco giocare killer. Poi boh, io fra poco stacco perché tipo a mezzogiorno pranzo e poi torno dopo. Non so se su YouTube o su Twitch. Devo decidere. Non so neanche su che gioco. Però sì, adesso se vuoi faccio anche una partita da Survivor. Però da Survivor sono rank 3, vedo. E che l'idea era di farmi una live così, tanto per cazzeggiare su DBD a mattina, poi pranzo, poi pomeriggio devo andare avanti con un gioco che ho finito, ma devo fare i DLC e poi platinarlo. Però mi è venuto il dubbio, che faccio? Visto che c'è gente che lo guarda, provo a fare Minecraft invece, vedo se viene qualcuno. Metti che lo faccio, cosa faccio? La Survival o la creativa? Perché a me piace di più la creativa. E poi dove lo faccio? Su Twitch o su YouTube? Mi vengono i dubbi, non so che cazzo fare. So solo che per grazia di Dio, adesso che ho un modem nuovo, è una compagnia nuova, la connessione funziona.
funzione, quindi posso fare una live che duri invece di una live che crasha ogni 5 minuti. Quello aiuta. Però mi sa che per ottenere degli spettatori devo davvero fare la live ogni singolo giorno per almeno 4 ore. E io ci provo, ma tanto non viene nessuno. Ci proveremo. Adesso faremo un tentativo grosso e farò live ogni giorno. Non so dove, però. Non so se farne una su YouTube, una su Twitch variando, non so. Perché il dilemma resta quello, qua su Twitch ho 118 follower ma non viene nessuno, su YouTube ho 1300 iscritti ma non viene nessuno. E perciò che cazzo devo fare? Devo andare a chiedere a uno youtuber più grosso, a uno streamer più grosso che mi aiuti. Mattatoio irrancidito, signori. Ma l'Oni non lo gioco da un po', quindi se faccio schifo. Vabbè, faccio schifo sempre in realtà. Ah, Ruin, te la maledetta, Vop e Noed. Ah, non ho niente per individuare, cazzo. Vabbè, c'ho il sangue. Eccone uno. Meno male che mi si è ripreso in fretta il personaggio. Perché? Ma questo è scemo? Ti prego, dimmi che voleva che si ricaricasse in esca sprint, perché ci crederei. Ho già il coso qua, Madonna, è OP quella donna, eh. Cioè, il miglior addon, uno dei miei due migliori addon dell'ONI è quello che aumenta il. Già hanno fatto un gen. Comprendi che c'è qualcosa che non va in questo gioco, vero? Perché ha fatto un chase di merda di 2 secondi. E comunque hanno fatto un gen. Ah, c'è una corona, ma ce l'ho già. Porco. Non dico chi. Non so dove è andato. Scomparso. Qua? No. Boh. Torniamo al gancio. Che sfiga di merda. Quello con la torcia adesso prova. No? Non prova? Ok. Comunque che sfiga. Cioè, volevo tirare un colpo con la mazza prima che mi finisse il potere e mi si è interrotto prima. Non so se è un bene prendere quel globulo. Potrebbe essere utile per l'individuazione con l'altro addon. L'ho detto, sarà dentro un armadio. Ottimo, interrompiamo. Ah no, c'ho ancora il Ruin, non serve. Ma Pop e Ruin, so che qualcuno potrebbe dire che è una stronzata, ma fidati che il Ruin lo possono rompere in 2 secondi se vogliono. Andiamo a dare un'occhiata. Scherzavo, sono tornato. No? No. Scherzavo. No, scherzavo io. Porco, ti dico io. Al borro che ha aspettato. Madonna, io non capisco queste hit. Ma mi è passato accanto? Ah no, eccola qua. Ok, ma cioè tipo mi spieghi queste hit? Ok, quello mi ha fatto il 360 lui, ma quella prima che in pratica a livello di visuale sembrava che l'avessi colpito, perché no? Grazie del potere. Devo farlo perché sennò. Altro gen. E ci hanno messo, meno male, perché volevano essere altruisti, ma quando il killer camper di solito devi già lasciare e basta. Ma che cazzo è? Adesso tu mi spieghi che cazzo sta succedendo a queste hit?
c'ho la spada che è piccola, cioè il triplo di quello che dovrebbe, ma non a quanto sangue che lasciano in giro. Oh, che cazzo! Ok, ha fatto il 360 qua, però. Ma guarda che puoi stunnarmi con tutti i pallet, eh. Li stai solo finendo per quanto mi riguarda. È più facile per me dopo. Oh mio Dio, finalmente una hit a 2 cm che entra. Strano, perché le ultime non sono entrate. Abbiamo un po' di sangue in giro, abbiamo fatto sprecare un sacco di pallet. Fare le hit alle finestre. Hanno fissato i wifi hit. Beh, quello sì. Poi adesso che una connessione è buona è ancora più difficile. Ma il problema è che le hitbox ogni tanto fanno veramente cagare. Per favore provare Bubba e Enduring Spirit Fury. Non so se ce li ho entrambi. Controllo se ce li ho e se vuoi lo faccio. Però non so se ce li ho, eh. Non ho tutti i perk coi killer, eh. Ho 4 survivor con tutti i perk, ma coi killer non ho tutti i perk. Figlio di puttana che si è spostato. Devo prendere la claudetta a destra. Quella combo su Bubba. Ma io non uso quasi mai. Dove cazzo? Scusa, dove è strisciato? Ecco, non si sente. Io non uso quasi mai perk che si basano sull'inseguimento. Uso tutti i perk sull'individuazione o sul rallentamento di solito. Quindi Spirit Fury ed Enduring li trovo abbastanza inutili per me. Capisco perché qualcuno li usi, ma per me. No, grazie. Però sì, se io li provo volentieri. Però magari faccio schifo perché non so nemmeno giocarci con quei perk. Vedi, questo si crede forte. E poi crepa. Abbiamo visto grazie alla Don. 4 su 4. A meno che non hanno volontà d'acciaio. O che uno faccia il 4%. Come sempre. Dai, Claudetta, alzati con volontà d'acciaio. Basta che non rispetti mezzo. Dove cazzo è? Ma io di solito quasi non rispetto i pallet. Ah, ma questo c'è il per strisciare. Che cazzo è? Fanno solo un favore, con Enduring Spirit Fury intendo. Sì, sì, lo so. Però, boh. Non li ho mai trovati così utili. Enduring ci sta su alcuni loop. Perché se ti fai stun. Cioè, se ti stunnano e il pallet è unsafe, giri prima intorno al pallet unsafe e li prendi. 4%? Quella terra dove sarà? Sarà strisciato in un angolo. Delle fogne. Ah, non è qua. Dai, 4%, fallo. Hai il perk? No, non lo fa. Dunque, alla fine, l'ultimo abbiamo trovato grazie al sangue alla finestra, che ho detto è meglio tenerlo quel sangue. Quello potrebbe avere il perk per liberarsi, altro che. No, questi mi voglio far spendere il tempo, mi sa. Comunque, non. Boh. Forse ho Spirit Fury. Cioè, col culo che ho potrei avere sia resistente che, sia Spirit Fury che resistente. Però tutti al giallo all'uno. Che fan cagare, quindi. Vedo però. E che parliamoci chiaramente. Se tipo la tela di solito mi offre Spirit Fury e resistente, di solito io scelgo l'altro perk. Perché di solito mi propone qualcosa di più interessante. Raccogliamo il sangue che ci ha aiutato a vincere la partita. E diamogli una degna sepoltura, così a caso. Mi sa che non ho fatto la sfida giornaliera. E i Spirit Fury sono molto forti. Insieme a... Sì, sì, lo so. Il double tap, si dice. Mm-hmm.
Quanti colpi dovevo dare? 2 su 4. Vabbè, fa niente. Vediamo se con Bubba abbiamo i perk seguenti. I seguenti perk. I perk a venire. Non so che cazzo sto dicendo. 11:48, ultima partita che poi c'ho fame, mi ordino la pizza. E poi torniamo pomeriggio con non so cosa. Cioè pomeriggio. Credo di voler fare la live subito dopo che ho mangiato. Ho voglia di live oggi. Perciò credo che. Boh, vediamo. Che io a mangiare una pizza ci metto 5 minuti, Credo ci si metta più la pizza ad arrivare che io a mangiarla. Allora. Speed Fury e Endurance. Secondo me non ho nessuno dei due, guarda, te lo dico con tutto l'amore del mondo. Speed Fury ed Enduring. Spirit Fury. Ce l'ho Enduring, vedi? Giallo all'uno e anche Spirit Fury. Vabbè, vediamo se con un paio di livelli riusciamo a trovarli, dai. Lo so che a te piacerebbe vedere le cose, però io sono una ciola, non ho tutti i perk del gioco. Sono un finto esperto. Non c'è. Ah, non posso. Gioco di merda. Ah, un paio di livelli per cercare li faccio, tanto. Se no al massimo ci facciamo Bubba comunque, eh. Almeno quello che lo posso fare. Che comunque se li trovo all'1 o al 2, capito? Già non sto trovando un cazzo. Vabbè, va, facciamoci un Bubba e basta. Con i miei perk classici, la mia build tumore. Mettiamo i punti questi qua. Questo li ho finiti. Ah no, brutalità io devo ancora fare. Ah, ho finito tutti quelli gialli, ok. Però mettiamoci gli add-on decenti, va. Mettiamo. Questo cosa faceva? Io metterei questo. No, questo va in combo con quello, quindi no. Mettiamo questo. E questo, dai. Facciamoci una partita col Bubba di quartiere. Riesco a vedere. Livello 63. Ah, ok, sono così a metà. Siamo a rank 14. Quasi 15. Quasi 13. Devo derankare se voglio divertirmi. Beh, mentre aspettiamo che trovi la partita, che tanto ci sta tre quarti d'ora. Torniamo sulle live a vedere la tristezza del mondo. La prima live è live di Fortnite, Ita Provini Team 129 spettatori. Madonna che tristezza. Sono più contento che questo qua che fa wrestling WW, quel cazzo che è, c'ha 48 spettatori di questo che fa fuori un 129. È una tristezza immane sta cosa. Ah, 643 live di Fortnite, 23 di giochi come GTA, 55 di Rainbow, 16 di The Last of Us, 4 di DBD che è un gioco abbastanza decente, 2 di Outlast, boh. Che ci sta un sacco. Ma sì, tranquillo, ma sì, tranquillo non era Dwight, è Filippo. Ma che cazzo succede? Chi è Filippo? Ciao Filippo. Sei Dwight. Venerdì 13 2, Ombra di Mordor 2. Cioè, giochi stupendi come Bloodborne e Detroit ne hanno una live. Fallout 4 una live, non so perché nessuno ci gioca. Nioh una live, LifeStrange 2 una live, Red Dead una live. Medieval una live, Doom Eternal una live, madonna che brutta cosa. Persona 5 una live. Però 800 live di Fortnite, ma è gratis. E quindi tutti possono, madonna, ma che lo elimino dagli store, porca troia. Per favore, fate che ci sia una causa legale di qualche tipo assurda che obblighi la gente a togliere dagli store Fortnite. Per favore. E che se lo giochi sulle console, così almeno mi levo dalle palle dalle console, c'hai un ban di qualche tipo. Non lo so. Poi mi sono perso chi sia Filippo. Perché la build, cioè, i perk me li ha chiesti Dwight for Fight che ha la coroncina.
E poi Filippo mi ha detto, ma sì, tranquillo, ha ha ha. Che non ha la coroncina, Filippo, quindi boh, non lo so. No, no, te li ho chiesti io. Ne hai chiesti tu. Ah, sì? Cazzo, Filippo, scusa! Filippo, benvenuto. Scusa tantissimo. Scusa, è perché avevate tu e Dwight avevate il nome Verdognolo Acqua uguale. E quindi pensavo fossi lui tu. Scusami, non ti ho neanche salutato. Non sapevo neanche che eri un'altra persona. Ti chiedo profondamente scusa. Perché ho avuto tipo quattro messaggi di fila di Dwight che aveva lo stesso colore del nome tuo. E essendo che ho letto di sfuggita, ho detto, e vabbè, sarà la stessa persona. Scusa, Filippo. Allora, benvenuto, come va? Tutto bene? Come sta? Scusa. Sono una persona di merda. Ci credo che poi non ho spettatori. Quegli unici che ho non riesco a riconoscerli o a ricordarmi chi sono. Cazzate varie. Sono un idiota totale, però. Beh, ciao, ci sta. Ultima partita col Pubba. E torniamo più tardi con non so cosa. E non so neanche se su Twitch o su YouTube. Però come il Nightbot vi ha ricordato, vi ha messo il link di YouTube, quindi se volete recuperarvi vecchie live, vedere che cosa ho fatto io nella mia vita da gamer, cliccateci sul link, che ci sono un bel paio di giochi che ho portato che sono veramente belli, cioè ci sono belle serie che ho fatto e in più bei giochi che se non volete spoilerarvi, giocatevi, però almeno vedete che giochi sono, nel senso, capito? Non so parlare. Abbiamo ancora tanti giochi da fare. Sempre se non muoio prima. O se non resto povero. Una delle due cose. 2 ore e 40 di live. Senza problemi di connessione, in pratica ci sta. È bello riuscire a farle. Non è bello il fatto che non ho spettatori, ma fa niente. Ho avuto per 2 secondi un paio di persone con chi chiacchierare, ovvero Dwight e Filippo, quindi sono a posto. Chiedo ancora scusa a Filippo, ma se non ho il perk, ma non sono così nerd. Sono un nerd, ma non così tanto. Non sono a livelli di certi YouTuber che hanno tutti i perk su tutti i personaggi. Che palle di mappa di merda. Di nuovo. Di nuovo. Cioè, ok che non ci sono palette, ma non vedo un cazzo. Poi me la dai con Bubba. Ma in realtà ci sta con Bubba. Ho detto una stronzata in mano, scusate. No, però non ho sorveglianza. Ma porco di più, stai fermo di più sul posto, testa di cazzo. Scusa, ma perché le tracce si interrompono qua? Boh, vabbè. Che schifezza di prima azione. Quello era un gancio gratis e io ho detto no, grazie. Innesca sprint. Vedo un cazzo. C'erano la torcia alcuni o no? Mettiamola qua che almeno si vede di più. C'è qualcuno su quel gen? No, non c'è nessuno. Però qua c'era qualcuno forse. Facciamo Bubba face camp. Cazzo, sono tutti qua. Beh, non hanno il Rui e il Decisive, perciò.
Cioè, capito come è fatto bene DBD, che hanno già fatto due generatori? L'hai capito che è veramente molto bilanciato? Credo che sia il gioco più sbilanciato che io conosca, DBD. Fight save? No. Credo che Fortnite, dove trovi le cose totalmente a random, sia meno sbilanciato di DBD. Cioè, guarda il Gen Rush! Meno male che ho il Noed, porca troia. Serio? C'erano due e non ho preso neanche uno? Dovrebbe esserci la Fang qua ancora, forse. Che poi sì, quando ho... Ah, vedi, c'era la cassa. Avevo sentito il rumore di una cassa, ma... C'ha volontà d'acciaio? Non so. La ferma. Porco. Ma chi voleva sbattere? Madonna che strage. E meno male. Cioè, capisci perché dico che è sbilanciato? Loro praticamente questa partita l'avevano vinta e adesso sembra che la sto vincendo io. Si ribalta in 2 secondi la partita. Basta fare alcuni errori. Tane di troppo uno. Oppure ti inficchi in un armadio con Bubba nel basement. Non vedo nessuno. No, ecco. Questo si è arreso. Feng, io lo so che sei qui dietro. 4 su 4. 4% in arrivo. Spero ti sia piaciuta la partita col Bubba. Così. Questa non ha il suono per qualche motivo. Guarda come fanno il 4, eh. Perché quando gioco io killer il 4% è moltiplicato a 100, io ve lo dico. Guarda che succede se io provo a hittare un survivor con la mozzega. Il survivor è un gancio. Fa ding il survivor. È metallo il survivor. Killer spietato. Finish him. Cos'è a caso? Buono. Direi che per ora può bastare. Che stanchezza, signore. Che stanchezza. Stanchezza di essere appena svegli, anche se sono sveglio da un po' di ore. Beh, direi che può concludersi per ora. Abbiamo fatto un po' di partite col killer, abbiamo giocato un po' di killer. Non mi ricordo che killer abbiamo giocato, mi è venuto il dubbio. Strega, aspetta, fatemi vedere la lista. Abbiamo fatto dottore, Freddy, malattia, Ghostface, legione, strega, Oni
E Leatherface. Dai, 8 killer ci siamo giocati così. Buono. Mettiamo piramide di fiducia qui. Piramo Edo. Adesso vertigeremo fra un po' al 3. Ah, che figo, tutto insanguinato. E noi ci sentiamo più tardi. Non so se su YouTube o su Twitch. Non so se con DBD o con un altro gioco. Deciderò a seconda di come mi gira. Vi dirò, sono molto tentato di provare a fare Minecraft. Non so cosa di specifico. Però allo stesso tempo sono tentato di fare DBD perché comunque guadagno punti e ho visto che c'è gente che viene. Poi boh. Entra in scena Universe. Universe, benvenuto. Mi dispiace che sto a staccare. Quindi, se questa live vi è piaciuta, followate. Se la state vedendo in differita su YouTube, iscrivetevi. E controllate entrambi i siti, YouTube e Twitch. Ho un canale su entrambi. Ogni tanto vado lì, ogni tanto vado qui. O qui o lì. O lì o qui. Avete capito? Signori, è mezzogiorno. Io pranzo presto. Buon pranzo e buona mattinata. Ci vediamo più tardi.